nuovo video. Come vedete, sono immersa dove ci sono le uova di Pasqua. Non ho mai preso così tante uova di Pasqua. E come leggete dal titolo, ovviamente spacchettiamo, apriamo le uova di Pasqua. Ho preso le uova di Pasqua delle influencer, come vedete, e due normali. Per cui ho preso due uova di Chiara Ferragni, perché la sorpresa è diversa, ne trovi tante. Poi un uovo della Sabri, questo qua, uno della Santoro, poi questo qua di Me Contro Te e per finire il Kinder Grand Sorpresa Maxi, quello più grande, dove ovviamente trovi qualcosa di Topolino della Disney. Per cui vi dico i prezzi e poi spacchettiamo e vediamo che cosa troviamo dentro le uova di Pasqua. Allora, l'uovo di Chiara Ferragni, che è di 2,80 grammi, costa 8,90 euro, quello che ho comprato io. Ovviamente ne ho presi due. Invece quello della Sabri 21,30, quello di Me Contro Te, che io l'ho pagato su Amazon, costa 18,63, ma nei supermercati lo trovate a 10 euro. Io sono stata scema e ho giustamente... l'ho pagato un po' di più. In teoria anche questo qua della Sabri costa 10 euro, ma io l'ho pagato 21,30. invece quello della Santoro 7,90 euro, e per finire l'unico della Kinder, quello più grande, che è di 2,20, 12,99 euro invece di 20 euro, perché al Bennett costa 20 euro, invece al Lidl lo trovate a 13 euro. Questi sono i prezzi. In totale ho speso 78,62 euro, la prima volta che ho speso così tanto. Detto questo, prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina, così non vi perdete neanche un solo video. Seguirmi su Instagram, vi lascio il mio Instagram sia qua che sotto in tutti i video. Un like se vi piace questa tipologia di video e dato che questo è il primo video delle uova di Pasqua, ma sarà anche l'ultimo, perché dopo aver speso così tanto vedete solo questo di spacchettamento delle uova. Detto questo, iniziamo ad aprire le uova. Allora, l'inquadratura è un po' messa alla cavolo, per cui non so, sperando che mi sentite. Proviamo ad aprire il primo uovo. Allora, io direi di aprire questo e spostare questi due, perché sennò poi non mi vedete, però a prescindere che se apro questo... Allora, scusate se ho spostato le uova, ma facciamo così. Non ci stanno nell'inquadratura tutti, e dato che non riesco poi a aprire le uova e non me lo riuscite neanche a vedere a me, preferirei spostarle un po'. Io spero che si vede bene, perché l'inquadratura è così, poi dato che io uso la luce del sole, il sole va e viene, per cui scusate se vedete male. Comunque iniziamo da questo, che è fatto così, della Santoro. Allora, l'anno scorso l'abbiamo comprato e abbiamo trovato il puzzle, due volte l'ho preso. In teoria questo dovrebbe essere nuovo, per cui... speriamo di non trovare la stessa cosa che abbiamo trovato l'anno scorso. Questo qua è con cioccolato finissimo al latte. È di, non so se l'ho detto prima, 240 grammi. Non si sa mai se volete... Allora, iniziamo ad aprire il primo uovo. Vediamo un po'. Io spero che in tutti questi pacchi, in tutte queste uova, non troviamo la stessa sorpresa, perché ovviamente in generale. Uh!
Ok, sperando di non far cadere niente, questo è l'uovo. Per fortuna non mi si è rotto neanche uno, perché sennò questo è l'uovo. Lo assaggiamo anche. Adesso spero che si vede, sennò lo... È la Madonna, come due? Facciamo così? Yes! Ho spaccato tutto, però tanto poi lo vedete vicino voi. Allora, questa è la sorpresa. Adesso la apro. Comunque, la prima sorpresa che abbiamo trovato è questa, che ovviamente poi ve la farò vedere da vicino. Questo è un astuccio, più o meno, dove puoi mettere tutto quello che vuoi. È carino. Non è male. Della Santoro con una bambolina tutta rosa e con i cuoricini. E beh, dai, una bella sorpresa, perché molto può essere utile, specialmente per le bambine. Comunque, alla cerniera. È bello grande, perché ci puoi mettere di tutto, anche le monete. Comunque iniziamo bene, dai, la sorpresa non è male. Assaggiamo il cioccolato, ma direi che è buono. Poi andiamo avanti, mettiamo qua la sorpresa, così almeno si vedono. Poi passiamo all'uovo Kinder, perché vorrei lasciare per ultimo tutte le uova delle youtuber, delle influencer. Uovo Kinder, questo qui, questo c'è scritto che in ogni uovo queste sorprese prendono vita. Scopriremo poi perché prendono vita. Comunque, questo è di 220 grammi. Apriamo anche questo. Ovviamente quando c'è lo scotch è un po' complicato, ma sono riuscita. Allora, l'uovo è questo qua, con scritto Kinder, e praticamente c'ho le strisce. È bello grande. Proviamo a aprire anche questo. Ah, che buono! Comunque, vabbè. Io l'ho preso perché il cioccolato è buonissimo. Mamma mia. Questo qua è strabuono a confronto degli altri. Allora, la sorpresa è grandissima. Ho trovato quello giallo io. È buonissimo. Vediamo che cosa c'è dentro. No, quello che volevo io. Oh mamma, che bello. Ah, puoi scaricare l'app, dove praticamente vedi... Allora, io ho trovato mini. Ovviamente non so se lo vedete fino in fondo, ma c'era Topolino o mini. Io volevo mini. Alla fine ho trovato mini. Che bello. Vabbè, io direi di montarla dopo, perché ora che monto io le cose, poi ci mettiamo una vita. Per cui direi di montarla dopo, che è meglio, perché sennò dura troppo il video. Per cui, dato che ci sono tanti pezzi, li montiamo dopo. Poi passiamo all'uovo di Sabrina. Questo qui c'è scritto: trova il braccialetto e vinci, oppure vinci un giorno con Sabrina. Io credo che ho preso quell'altro, l'uovo dell'anno scorso, perché quello che c'è
quest'anno vinci solo, c'è scritto che trovi solo i calzini colorati, per cui proviamo a vedere. È fatto così. Allora, adesso cade giù tutto. Ok, proviamo ad aprirlo. Comunque, se non mettevo la telecamera un po' distante, secondo me le uova non riuscivo, non li vedevo per bene. Bene, si è rotto da solo l'uovo. Vabbè, ma niente. Comunque, assaggiamo questo. Anche questo non è male. Dato che si è rotto da solo... ma già, mi cade giù tutto. Dato che si è rotto da solo... Ma ci sono due premi. Allora, il primo c'è scritto, non hai vinto. Un giorno con la Sabri, ma puoi partecipare all'estrazione finale. Ovviamente questo è quello vecchio, perché io l'ho visto dopo, quando ho acquistato l'uovo, anche perché l'estrazione finale era entro il 3 maggio del 2020, per cui lo sapevo già. E niente, questo è quello che... Questo è il bigliettino. Poi invece dentro trovate i calzini, quindi ho messo la forbice, trovate i calzini colorati, che sono questi. Ovviamente sono anche utili, perché sono calzini che tu puoi metterli. Io l'ho trovati così, che belli! Allora, ho provato questi qui, blu rosa con le stelline e la mela, invece dietro con i fiori. Ah, non so male. Belli. Per cui trovate dentro questi. Tanto poi vi farò vedere tutto da vicino. Poi, ovviamente, tutto questo cioccolato io non è che lo mangio, però ci faccio una torta di cioccolato oppure qualche dolce di cioccolato. E voglio precisare questo. Poi andiamo avanti con l'uovo di Chiara Ferragni. Allora, questo donate praticamente con un euro, da quello che ho capito. Sosteniamo i bambini delle fate. Praticamente io ne ho presi due perché volevo vedere la sorpresa e sperando di trovarla diversa, per cui proviamo a vedere se con questo troviamo qualcosa. Sperando che non sia rotto. Non si è rotto, lo vedete? Sì, proviamo a vedere. Questo è l'uovo, bello grosso e pesa anche, ma vediamo. Anzi, quasi quasi lo apriamo così. Ho spaccato tutto. Ecco, quello che non volevo trovare è il pettine con l'occhio, sperando che l'altro non sia uguale a questo, perché sennò vuol dire che sono sfigata a trovare sempre le stesse cose. Vediamo, lo apriamo insieme. È bello intercato. Un bel pettinino con l'occhio di Chiara Ferragni. Beh, non è male, eh? È carino. Pettina anche bene. Carino. E troviamo questo. Poi, ovviamente, il cioccolato è uguale all'altro. Ultime due. Proviamo questo qua di Me Contro Te. Allora, questo
una sorpresa originale tra calzini antiscivolo, portamonete, cuscino gonfiabile, la bandana, il frisbee e la memory. Io spero di trovare il cuscino perché è molto utile, secondo me. Ed è fatto così. Per cui, proviamo a vedere che cosa troviamo. Meglio spostarlo, se no va a finire che... Allora, anche questo non si è rotto, meno male, però questa volta facciamo un karate, perché se lo spacco così lanciandolo poi va a finire che va in giro. Olio, madonna, sei duro! Mettiamolo giù. Oh, ma che... Ho trovato l'astuccio! Uffa, io volevo il cuscino, non l'astuccio. Almeno dovrebbe essere un astuccio. Vediamo che cos'è. Oh, ma proprio quello che non volevo trovare. Bene! Questa è carino, Me contro te. È fatto così. È un... Cos'è? Un porta monete. Proprio quello che non volevo trovare. Era meglio il cuscino perché era più utile, ma io con questa non è che me ne faccio chissà cosa. Comunque, un portamonete. Vabbè, pensavo meglio. Anzi, dato che costa 18 euro l'uovo, pensavo di trovare almeno il cuscino. Però, meglio di niente. Poi, passiamo all'ultimo. Ultimo! Speriamo in bene che no... Questo qua, il secondo uovo di Chiara Ferragni, sia un'altra sorpresa e non la stessa. Per cui, apriamolo e vediamo. Vediamo se almeno con questo riusciamo a trovare un'altra sorpresa. Secondo me è uguale, perché sembra che bello, sembra uguale. Allora, no, così non si spaccherà mai. Ecco. E ti pareva? Ma che cago. Non ci credo. Uguale. Cioè, con tutte le uova che c'erano, io l'ho preso uno davanti, uno dietro, alla fine mi sono ritrovata con due sorprese uguali, non una diversa, due uguali. Vabbè, a me mi piaceva prendere le carte, quelle a memory, invece alla fine boh. Vabbè, sono, questo è un po' deludente, però montiamo questo del di Minnie, che sono curiosa, sperando che lo vedete. Sì. Allora, ah no, sono due, ma dai, non ci credo, ho trovato due uguali, cioè ho trovato in teoria Minnie e Topolino. Cioè, non ci credo. E l'ho fatta, finalmente sono riuscita a montarli. Allora, io pensavo che c'era solo Minnie, invece no, c'è Topolino e Minnie. Questo sì che è bellissimo come, diciamo, sorpresa dentro l'uovo. Cioè, all'inizio pensavo che era solo lei e invece no, anche Topolino, per cui due
Questa qua è bellissima, mi piace tenerla sul comodino. Come sorpresa, almeno questa è molto più bella. E secondo me è meglio prendere le uova Kinder che tutte le altre, che almeno spendi 12 euro, ma sai che dentro la sorpresa è più carina e più bella. Niente, adesso vi faccio una panoramica, così vi faccio vedere le sorprese che abbiamo trovato dentro. Un po' deludente che del fatto di trovare due sorprese uguali, ma vabbè. Ok, spero che questo video vi sia piaciuto. Io ho fatto un casino, cioè un casino proprio, ho fatto solo proprio 5 uova, anzi 6. Detto questo, se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like, vi aspetto su Instagram e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Un commentino qua sotto quale uova vi piace e quale voi avete preso. Detto questo, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!